Buonasera, benvenute e benvenuti al terzo appuntamento di visita guidata online alla mostra Push the Limits, curata da Claudia Gioia e da Beatrice Metz per la Fondazione Metz di Torino. Io sono Rasta, sono una mediatrice del Dipartimento Educazione e vi condurrò questa sera attraverso alcune delle opere del progetto espositivo. Non possiamo esaurire i temi che questa mostra propone perché la nostra esperienza non può sostituire la vostra presenza qui. Vi aspettiamo infatti non appena sarà possibile a tornare ad abitare questi luoghi e a creare un dialogo con noi mediatori. Nel frattempo però vi invitiamo ad interagire usando lo strumento chat di YouTube, facendo commenti, osservazioni o rivolgendomi delle domande alle quali io mi curerò di rispondere. Chiedo a questo punto a Tecla di condurci nello spazio espositivo e di attraversare la prima opera. Abbiamo varcato la prima opera e siamo all'interno di un grande open space che è lo spazio espositivo della Fondazione Merz. Non so se tutti voi siete già stati qui in fondazione fisicamente, ma forse avrete riconosciuto le caratteristiche finestre a nastro che percorrono longitudinalmente la parete della fondazione. Siamo in effetti in un edificio degli anni 30, costruito nel 1936. E qui sorgeva la centrale termica della fabbrica della Lancia. Veniva prodotta l'energia che andava ad alimentare lo stabilimento che produceva automobili qui a Torino. Questo edificio venne poi abbandonato una volta che la fabbrica venne dismessa. Dal 2005 però la fondazione è aperta al pubblico e proprio per volere dell'artista Mario Merz, la vediamo così come era l'edificio, cioè è stato fatto un intervento di restauro piuttosto conservativo, possiamo riconoscerlo. La Fondazione Merz è aperta da 15 anni, festeggiamo quest'anno il compleanno e da 15 anni le attività della Fondazione vogliono dare continuità al pensiero all'opera di Mario e di Marisa Merz, scomparsa lo scorso anno. Per Mario Merz l'arte è attraversamento, per questo non sostano delle permanenti in questi spazi, ma si alternano delle temporanee di artisti viventi contemporanei che sono tenuti a dialogare con l'opera e il pensiero di Mario e di Marisa Merz. Attraversamento è la prima azione che abbiamo compiuto insieme questa sera. Io ho attraversato fisicamente la prima opera, mentre voi soltanto con lo sguardo, ed è l'opera di Katharina Grosse, un'artista tedesca del 1961, che ci propone The Horse Trotted a Little Bit Further, il cavallo trotterellò un po' più in là. È un'opera pittorica di dimensioni monumentali. Dialoga con l'architettura che la circonda e si propone come una sorta di sipario, come avete visto, che separa l'esterno dall'interno. L'opera è un'opera che non possiamo vedere con un solo colpo d'occhio, perché va esplorata. Abbiamo visto il fronte, da questa parte vediamo il retro, ma proprio se foste qui potreste aprire i drappeggi, cercare il varco più adatto che vi conduca nello spazio espositivo. Questo aspetto è interattivo, è voluto dall'artista, che tende a creare delle opere immersive. L'artista ha prima appeso, piegato i drappeggi e la tela e ha poi successivamente dipinto. L'azione pittorica è stata condotta con uno strumento particolare, non con i tradizionali pennelli. Questo effetto cromatico così acceso, così vivace, è stato restituito grazie all'utilizzo di una spray gun, un aerografo, che mantiene il colore purissimo e consente un tipo di pittura molto veloce, poco controllata, istintiva. Questo tipo di pittura permette di dipingere superfici
così ampie come quella che vedete in un'unica azione. L'aspetto performativo, quindi, è un aspetto decisivo, una componente decisiva se guardiamo quest'opera. Se partiamo proprio dai segni pittorici, dalle lingue di colore che si allargano nello spazio, se ci soffermiamo sui segni lineari che non tornano su loro stessi, ma proprio in questo allargarsi nello spazio alimentano lo sconfinamento, la nostra percezione di sconfinamento, beh, con uno sforzo di immaginazione possiamo riconoscere il gesto che è stato compiuto dall'artista per realizzarli. L'artista ci abitua ormai da anni a vederla dipingere spazi anche molto più ampi di questi. Di solito dipinge direttamente sulle superfici, sull'architettura, che cede alla forza espressiva del colore. E quindi rivediamo, noi siamo davanti ad uno spazio che si riformula davanti ai nostri occhi. Passiamo a questo punto, da quest'opera così grande e monumentale, alla seconda opera che vediamo insieme questa sera, altresì grande e imponente, ed è l'opera di Barbara Kruger alle mie spalle. Percepirete un movimento della macchina all'indietro, proprio perché per vederla è necessario prendere una certa distanza. Barbara Kruger è un'artista americana, nata nel 1945. Si forma come graphic designer nella New York degli anni 70, lavora da Condé Nast, una casa editrice che produce alcune delle riviste più note come The New Yorker, Vanity Fair o Vogue. E lì, alla fine degli anni 70, nel 79, comincia a estrapolare alcune immagini che trova dal loro contesto. Le riassembla associandole a delle scritte in nero o in rosso e crea dei manifesti pubblicitari veri e propri, con degli slogan ammiccanti, seducenti, che però contengono un'aspra critica ad alcuni aspetti della nostra società, quella magari più legata al consumismo acritico o quella più vicina alle posizioni femminili. Qui vediamo appunto un grande slogan dove l'immagine è venuta a meno. Leggiamo con un po' di difficoltà: pensa a me pensando a te. È un invito diretto direttamente a chi la guarda. È un'opera che ci tengo a dire è stata creata prima del Covid-19 e nonostante questo è molto attuale, perché se ci pensiamo, questa idea di dover ripensare le relazioni, di doversi ripensare includendo l'altro al nostro interno e includendoci all'interno di un gruppo più ampio come una comunità, una società, è quello che sta accadendo a tutti noi in questo periodo. La relazione quindi può essere una relazione con confini permeabili, meno netti, esattamente come lo sono quelli dei font di Barbara Kruger, che emergono o si immergono a seconda del punto di vista nello sfondo. Da questa parola affissa passiamo ad una parola, se vogliamo, sdraiata, con l'opera di Rosa Barba, un'artista di origini italiane, che ci presenta The Seasick Passenger, un tappeto o uno schermo, come lei lo chiama, che ha inciso al suo interno del testo. Vediamo la parola asportata, incisa a laser, che diventa qualcos'altro rispetto al segno alfabetico. Diventa una sorta di scultura che fa spazio alla luce e si presta ad essere letta o rifugge la lettura a seconda di come ci muoviamo nello spazio. Il testo, infatti, è un testo unitario, ma vi dirò una cosa che forse vi destabilizzerà: non si può calpestare questo tappeto. E quindi, come soddisfare la nostra curiosità? Come fare a poterlo leggere integralmente? Beh, questo è proprio uno di quegli esempi nel quale il visitatore viene attivato da un'opera. L'unica cosa che possiamo provare a fare è aggirarla, passarci intorno e sezionare alcuni frammenti, ricomporre alcuni significati possibili.
Così facendo, il visitatore diventa un vero e proprio editore inconsapevole di un nuovo testo. E questo testo è possibile, cioè è possibile leggerlo integralmente? Forse dovremmo volare, dovremmo avere una prospettiva aerea, che pure non appartiene alla nostra dimensione terrena, al fatto che siamo sempre condizionati dal punto in cui siamo messi, nel contesto in cui siamo. E Rosa Barba vuole farci riflettere su questo aspetto, infatti per usare le sue parole, per lei la realtà è un'invenzione, è soltanto il risultato di una lettura individuale di fatti reali. Una narrazione rimossa, quindi, questa potrebbe essere la descrizione piuttosto letterale di quest'opera, che però ci aiuta a spostarci verso l'opera di un'altra artista, lontana sicuramente come origine geografica, perché è un'artista iraniana, Shirin Nechat, nota a livello internazionale soprattutto per le sue produzioni filmiche e fotografiche, che riguardano soprattutto la rappresentazione del maschile e del femminile nella cultura iraniana. È importante il suo sguardo perché è uno sguardo doppio. Quando Shirin Ebadi stava studiando, si stava formando negli Stati Uniti, nel 1974 la rivoluzione islamica in Iran le impedì di tornare nel suo paese. Poté tornarci soltanto nel 1990, dove trovò un paese radicalmente cambiato rispetto a quello che lei ricordava, soprattutto per la condizione femminile. È proprio una giovane ragazza, la protagonista dell'opera che vedremo insieme oggi. Si intitola Sara ed è un'opera che fa video, che fa parte di una trilogia, The Dreamers. Vediamo una ragazza che non è Shirin Ebadi, ma potrebbe esserlo, potrebbe essere un suo alter ego, diciamo, che si aggira in un sogno. Lo riconosciamo il fatto che siamo in un sogno proprio anche per la qualità dell'immagine che è spesso sfocata in bianco e nero. E in questo sogno vaga, sembra scappare, fuggire o rincorrere qualcosa. Ma gli elementi di realtà che fanno irruzione in questo sogno sono elementi destabilizzanti, angoscianti, probabilmente traumatici. Adesso che il video metterà a fuoco, no, le riconosceremo in queste figure un plotone, probabilmente un gruppo di soldati, altri incontri che farà. Sempre questa ragazza sono una processione di donne velate, probabilmente a lutto, incontrerà una donna nuda di spalle. L'artista ci suggerisce un'interpretazione possibile di questo sogno. Il cammino titubante e angosciante di questa ragazza nel bosco finisce quando lei trova uno specchio d'acqua nel quale decide di immergersi. Questa immersione nello specchio d'acqua è un suicidio simbolico come atto di estrema affermazione della propria individualità, della propria possibilità di scegliere in un presente che non le lascia nessun'altra alternativa. Quindi un epilogo tragico, tristemente, in questo caso. Rimaniamo nella dimensione del sogno, in questa appunto realtà onirica, muovendoci verso l'opera di Chiharu Shiota, un'artista giapponese la cui opera riconoscerete alle mie spalle. Un gruppo di imbarcazioni si condividono uno stesso tragitto, un tragitto appunto onirico che appartiene forse al sogno, forse al ricordo, e che dà il titolo all'opera, che si intitola Where Are We Going? Dove stiamo andando? Sembrano delle strutture appunto assenti e presenti che si compenetrano sospese nel vuoto. Se ci avviciniamo e chiediamo a Tecla di mettere a fuoco il materiale di cui sono fatte, ci accorgiamo che sono fatte quasi interamente di filo bianco di cotone. Il filo è stato intrecciato pazientemente a mano e poi riallestito per andare a creare dei volumi.
Chiara Usciota è un'artista che di formazione è pittrice, ha studiato anche la performance con Marina Abramovic, tra gli altri, ma quando realizza queste installazioni immersive ambientali, predilige proprio il materiale del filo. Perché lo sceglie? Perché le consente di continuare a disegnare, ma di superare la bidimensione e di poter disegnare nello spazio, in tre dimensioni. Se ci spostiamo nello spazio, notiamo che queste figure, che queste forme sono metamorfiche, perché a guardarle da altre prospettive, per esempio dal basso, possono sembrarci una chioma di un albero, piuttosto che dei petali di un gigantesco fiore, o anche se vogliamo, usando un po' di immaginazione, un banco di pesci nel mare. Se conoscete la produzione di Chiharu Shirota, vi sarete accorti che ci sono alcuni elementi anomali in questa sua opera. Innanzitutto il colore, perché lei predilige di solito il nero e il rosso. Quando realizza quest'opera per il Bon Marché di Parigi, decide di cambiare, di utilizzare il filo e lei stessa dichiara che lo fa presa da un moto di ottimismo nei confronti del futuro. In effetti il filo di Chiharu Shiota spesso è un filo che imbriglia, trattiene, impedisce il movimento, impedisce appunto alcuni pensieri ossessivi di essere superati o di alcuni ricordi, di essere affrontati e lasciati al passato. Qui questa dimensione, questo colore manca, vediamo invece una leggerezza, una sospensione. Uno slancio verso il futuro, come lei stessa ci aveva suggerito. Le narrazioni, quindi, come abbiamo visto fino a qui, possono essere uno strumento potente sia per immaginare altre dimensioni, altri mondi o rimmaginare il nostro, che per provare a comprenderlo, capire e entrare in merito della complessità di cui è fatto. E con questa introduzione entriamo nell'area più politica. Se vogliamo, di questa esposizione. Centriamo con l'opera di Carrie Mae Weems alle mie spalle, che si compone di tre fotografie e un video. Le tre fotografie in realtà fanno parte di una serie più ampia. Carrie Mae Weems è un'artista che lavora sull'esperienza umana nella sua complessità, soprattutto come esperienza politica, e indaga come le forme macro del potere si infiltrino anche nelle relazioni più familiari e più vicine a noi. In quest'opera però lei si occupa soprattutto della memoria collettiva, di che cosa sia, come si costruisca e come si possa trasmettere. Partiamo quindi da queste tre fotografie. Sono il risultato di un lavoro che l'artista realizza insieme ad un gruppo di studenti. Lei si chiede e chiede anche a loro, com'è possibile trasmettere le mie esperienze? Che sono le esperienze di un'afroamericana cresciuta negli anni 60-70, che quindi hanno un valore, sono significative anche a livello collettivo, a chi non c'era e non le ha vissute? Risponde con una risposta possibile, rimettendole in scena. Rimettendo in scena alcuni dei momenti più significativi degli anni 60 e 70, quelli che secondo lei hanno segnato un'interruzione nella storia americana e globale. Riconosciamo infatti in queste due fotografie l'assassinio di John Kennedy, per esempio, o l'arresto di Angela Davis, l'attivista per i diritti degli afroamericani. Sono chiaramente artificiali, ovvero riconosciamo soprattutto in due di queste che sono situate all'interno di uno studio fotografico. Questa è una dichiarazione sicuramente di artificio, cioè c'è un'operazione in atto, però allo stesso tempo è un voler riflettere anche sul ruolo che la fotografia ha avuto e ha nella costruzione della storia, perché la storia si costruisce anche per immagini. Come fare quindi a sottrarre alla fotografia il rischio che possa diventare un'icona bidimensionale, che non più capace di restituire la complessità del momento nella quale era stata scattata, per esempio. E appunto Carrie Mae Weems opta per questa opzione. Infatti, noi visitatori, se
Se guardiamo queste fotografie, notiamo che sono performance e quindi mettendole nel nostro presente riusciamo anche a sottrarle alla lontananza, alla distanza della storia. Questa stessa operazione confluisce poi nel video Constructing History che unisce a queste operazioni fotografiche di rimessa in scena anche immagini di archivio, quindi documenti tratti proprio da quegli anni. La memoria collettiva, abbiamo affrontato con Carrie Mae Weems, e ci spostiamo a questo punto verso l'opera di Sue Williamson che si occupa di lettura condivisa, lettura collettiva della realtà, del presente in cui viviamo. Vediamo le fotografie di un gruppo di persone che reggono delle scritte, delle lettere. Sue Williamson lavora con le persone che voi vedete in fotografia e le coinvolge in una riflessione. Chiede loro, in un'ottica come quella della globalizzazione, nella quale i confini tra le identità culturali, i paesi e le città si stanno sempre di più assottigliando, cedendo anche all'omologazione. C'è ancora qualcosa che rende diverso il luogo in cui vivi rispetto al resto del mondo? E se dovessi descrivere questa peculiarità, come, che frase, che proposizione utilizzeresti? Le frasi che vedete a parete sono alcune delle risposte che sono state date da queste comunità di residenti. Per esempio, possiamo vederne alcune insieme. Vediamo Cracovia in alto. La comunità di Cracovia risponde alla domanda di Sue Williamson dicendo Youth Facing History, la gioventù che si interfaccia con la storia. Sono fotografati di fronte al residuo del muro del ghetto ebraico. Possiamo immaginare cosa significhi per un giovane ragazzo o una giovane ragazza crescere con questa l'eredità storica che ha il paese in cui vive. Vediamo ancora una delle più riconoscibili, New York City. I mean, where else you gonna go? Dove altro vorresti andare se non a New York? Scherzano i newyorkesi. E ancora questa fotografia che forse susciterà un po' di curiosità è stata fatta a Berlino con la comunità, appunto con i residenti di questa città, e però, come notiamo, manca un pezzo. It's a bit if you have. La frase originale era It's a bit suspicious if you have too much money. Desta un po' di sospetto se hai troppi soldi, così si sono descritti i berlinesi. Però, come vedete, una parte dell'immagine manca. Questo perché quando la comunità si è fatta fotografare di fronte al Parlamento tedesco, la polizia è intervenuta per censurare quel momento e quindi l'artista ha voluto restituire anche questo aspetto, questo vissuto della sua opera. Metaforicamente facendoli posare senza alcuna scritta. La parola, come vedete, ci accompagna in questa esposizione. Ritroviamo la parola anche nell'opera luminosa di Jenny Holzer. È una parola che scorre su questa barra a LED. Jenny Holzer è un'artista famosissima, soprattutto per le sue opere di forte denuncia sociale. In questo caso, in effetti, denuncia l'impunità di cui avrebbero goduto alcuni soldati americani accusati di pesanti abusi nei confronti dei detenuti durante la guerra in Afghanistan. Alcune testate giornalistiche avevano portato alla luce dell'opinione pubblica dei rapporti dove queste violazioni erano state denunciate. A seguito di questa operazione giornalistica, nel 2004, il Criminal Investigation Command americano ha aperto un'indagine interna per appurare questi fatti, che si è però conclusa con l'assolvere da tutte le accuse i soldati americani. Qual è il limite, qual è la relazione tra narrazione e verità? Ci chiede Jenny Holzer. E ci implica in questo processo.
Perché noi siamo qui di fronte alla sua opera e possiamo leggere le parole che scorrono, sono estratti da interrogatori che sono stati svolti proprio dal Criminal Investigation Command, dove vengono riportati appunto le interviste, gli interrogatori fatti a medici, soldati, ai testimoni di questi presunti abusi. Potremmo dunque farci una nostra opinione. Come vedete, però, queste informazioni sono anche disturbate e questo forse vuole suggerirci come non sia così semplice entrare nel merito di queste circostanze, sebbene, nonostante abbiamo gli strumenti per farlo. Barbara Kruger, con l'opera Pensa a me, pensando a te, ci ha aperto la riflessione sulla relazione. E riprendiamo questa riflessione anche per occuparci dell'opera di Maria Papadimitriou. Maria Papadimitriou si interroga su cosa accade quando incontriamo noi stessi e quando incontriamo l'altro. Un poliedro di specchi che va aggirato, scoperto, per provare ad avere una nuova prospettiva e rispondere a questa domanda. Lei parte dalle affermazioni di Rimbaud, J'ai autre. Cosa costruisce quello che siamo, la nostra percezione di noi stessi, il nostro sguardo o lo sguardo degli altri? Tecla adesso vi farà affacciare in questa vertigine di risposte possibili. L'opera si intitola infatti The Diamond of Otherness, l'alterità. La relazione tra l'io e l'altro può sempre creare complessità. Sempre su questo tema, rincontriamo anche il lavoro di Cynthia Marcel, che io adesso attraverserò per voi. Cynthia Marcel è un'artista brasiliana, tra le più giovani qui in Mosca, ed è del 74. Propone quest'opera che si intitola The Family of Disorder, la famiglia del disordine. Come vedrete, un grande disordine. Ma quest'opera non si compone soltanto di questo spazio. Va vista infatti, come movimento tra lo spazio esterno, occupato dai materiali che vi sta mostrando Tecla, e lo spazio interno, se vogliamo, che è quello contenuto in questa stanza. In uno spazio senza finestre, senza altri accessi se non quello che state varcando in questo momento, troviamo una barricata, come la chiama l'artista, che attraversa lo spazio da un muro all'altro. Questa barricata, questa barriera, è composta da alcuni materiali perfettamente impilati e allineati. Ci sono mattoni, gessi, sassi, terra, corda, scotch, bloc-note. Provate adesso a riguardare lo spazio fuori. Riconoscerete forse che sono gli stessi materiali, e sono gli stessi materiali anche in termini di quantità. Cynthia Marcel, lavora aprendo la propria opera all'altro, per riprendere il tema che avevamo anticipato, perché all'inizio, prima di essere esposta, quest'opera conteneva due spazi identici, due spazi esattamente uguali come quello che vedete all'interno, ovvero due barricate perfettamente ordinate. L'artista ha poi chiesto all'altro, ha sottratto la sua presenza dall'opera e l'ha aperta, di destabilizzare questa barricata. Ha coinvolto cinque artisti per farlo e ha lasciato loro quasi completa libertà.
ha chiesto appunto di provare a capire cosa succede quando la regola viene meno, quando non c'è qualcuno che ci dica come comportarci, ma bisogna esplorare, sperimentare le possibili relazioni, le possibili modi per stare insieme. Ovviamente nel gruppo si sono creati conflitti, cooperazioni, momenti di gioco e momenti ludici. Ma una delle cose più difficili che questo gruppo ha affrontato è stata quella anche di superare l'idea del bello, ovvero hanno potuto decostruire, sperimentare, sottraendosi a questa eredità che tutti noi abbiamo, soprattutto in uno spazio come quello museale. Quello che vedete quindi è il residuo di un'azione. Però anche questo residuo ci permette di comprendere alcune cose che l'ordine permette e il caos no, e viceversa. Entrando nello spazio dell'ordine, probabilmente avrete sentito un sollievo emotivo, o almeno qualcuno di voi, ma avrete notato che la stanza non è percorribile nella sua interezza. Non possiamo attraversare quella barriera che ci viene posta da altri. Allo stesso tempo, invece, mi avete visto attraversare lo spazio del caos, a mio rischio e pericolo, sicuramente, ma ho potuto tracciare il mio percorso e sperimentare diversamente lo spazio. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra visita insieme, vediamo ancora l'opera, almeno l'opera di Sophie Tal, un'artista francese molto nota per i suoi lavori concettuali, specialmente quelli fotografici. È un'artista che esplora la soglia tra il privato e il pubblico ed è un'artista che ce lo fa fare con ogni opera, anche con questa, come vedrete, perché anche quest'opera contiene uno svelamento. Lei esplora appunto l'ossessione per il vedere. Quest'opera si intitola Parce que. Se ci avviciniamo, noterete che su ognuno di questi feltri compare la parola parce. Parce, come sapete, è il perché utilizzato nella lingua francese per le risposte. E qual è la domanda, quindi? La domanda è: perché ho scattato questa fotografia? Quale fotografia? Beh, qui ritorna la questione dello svelamento. La fotografia che è nascosta. Leggiamone qualcuna. Parce que j'ai trouvé sur le net une définition me concernant qui tient en ces mots. Sophie Calle, artiste sans enfant par choix. Perché ho trovato su internet una definizione che mi riguarda, che mi descrive in 7 parole. Sophie Calle, artista senza figli per scelta. La foto che ha scattato, Danger enfant, pericolo bambini, una risposta anche un po' ironica. Sophie Calle ci porta oltre la soglia del pubblico, ci fa entrare nel suo privato. Cosa c'è di più privato della motivazione che ti spinge a fare una fotografia, ad esprimerti attraverso il mezzo artistico? E rovescia anche il meccanismo con il quale noi siamo abituati a consultare l'immagine nel nostro tempo, ovvero l'immagine solitamente precede la parola, precede anche la riflessione. In questo caso invece ci chiede di crearci un'aspettativa, gioca con noi. Anche quest'opera possiamo vedere parce que la tentazione della suivre, perché la tentazione di seguirla. Seguire cosa? Fantastichiamo. Una linea si perde nel fondo del mare, una strada probabilmente. Ne vediamo ancora una che rende piuttosto esplicito il modo in cui lei sta lavorando con noi, ci implica, parce que c'est équivoque, elle prend un bain de soleil et les pompettes, la traduco direttamente in italiano, è equivoco, sta prendendo il sole o il bronza, si offre o dorme, è stata violentata o è morta? Tremiamo quasi a sollevare questo feltro. Ma l'immagine che vediamo è un'immagine sicuramente più rassicurante di quella che ci aspettavamo. Ah, sì, sono Rasha, mi chiamo Rasha.
e sono una mediatrice del Dipartimento Educazione. E ci trovate noi mediatori in sala quando venite a visitare l'esposizione, la mostra. Siamo a disposizione per poterci sintonizzare con voi, cosa che in questo momento è difficilmente attuabile, e per poter dialogare seguendo, insomma, il vostro sguardo e anche il vostro vissuto, insomma, per esplorare e facilitare l'accesso alle opere. Concluderei a questo punto con l'ultima opera, che è l'opera dell'ospite della Fondazione MEF. È l'opera di Marisa Merz, un'opera molto emozionante, un'opera che è forse la più piccola, anzi sicuramente la più piccola in termini di dimensioni, ma che contiene e sprigiona veramente una grande forza. Adesso Tecla si avvicinerà per voi e scoprirete che la bottiglia custodisce un profilo di argilla cruda, modellata ed esposta al tempo, protetta soltanto da un foglio d'oro sul viso. Un profilo che trattiene, sembra trattenere un respiro attraverso il tempo e lo spazio, una presenza che si affaccia e che si sottrae, con gli occhi serrati, sembra, in una dimensione interna, sospesa sulla soglia. Con quest'opera di Marisa Merz ci salutiamo, vi ringrazio per essere rimasti fino a qui e vi invito ancora a venire a trovarci non appena sarà possibile. Questo è l'ultimo appuntamento del ciclo prenatalizio, diciamo, di visite guidate online, e speriamo dal prossimo anno, appunto, di poter essere qui fisicamente. Se volete però rimanere aggiornati su tutte le attività della Fondazione, vi invito ad andare sul sito della Fondazione e di iscrivervi alla newsletter. Vi saluto, ringrazio Tecla e vi auguro una buona serata. Arrivederci.